Buon venerdì e buona serata, amici di Teleprima, amici di Prima Serie A, eccoci qui, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale, una settimana molto calda in casa Napoli, Napoli che ha vinto contro l'Udinese, poi non ci sono state troppe sorprese nel turno infrasettimanale, ma come sempre siamo già pronti perché un weekend che potrebbe essere decisivo per la zona Champions si avvicina. Prima di tutto però, sigla. Eccoci qui, abbiamo lanciato come sempre prima di tutto la sigla, però la mia priorità è presentarvi il parterre di questa sera. Immancabile anche perché abbiamo parlato di tante cose martedì e quindi ovviamente c'è da fare aggiornamento. Francesco Vassura, ciao Ciao, ciao Ale, Francesco. buonasera, grazie dell'invito e buonasera anche ad Adriano. Ma grazie a te per gli inviti del martedì, Ci quindi. intercambiamo gli inviti e va benissimo così. Dobbiamo parlare di tutti i pronostici che sbagliamo il Assolutamente, non martedì. vedo l'ora. è vero, qualcuno l'abbiamo sbagliato, qualcuno anch'io, posso dire clamorosamente, non mi vergogno, anche mio padre mi ha preso fortemente in giro. Bene, presentiamo anche il nostro ospite, il nostro super ospite di questa sera, uno dei colleghi che stimo di più, lo sa, soprattutto un grandissimo amico, Adriano Pastore, ben ritrovato. Grazie a te Alessia, grazie a tutti i tuoi telespettatori e un saluto anche a Francesco. Adriano, amico di Teleprima ormai da tempo immemore, Assolutamente, abbiamo quindi perso il conto degli anni ormai. è Sempre un verissimo, piacere. piacere nostro davvero. Adri, inizio da te, settimana intensa in casa Napoli, Napoli che deve pensare ovviamente prima di tutto al suo cammino, prima di guardare alle avversarie, alla classifica, una vittoria importante, convincente contro l'Udinese, com'è il momento azzurro? Guarda, Alessia, il Napoli deve, come dicevi, pensare a se stesso, quindi fare la corsa su se stesso, perché in queste settimane abbiamo sentito spesso questa domanda: il Napoli su chi deve fare la corsa? Il Napoli fa la corsa su se stesso. E, il momento è buono, diciamo che l'inerzia del campionato è cambiata a un certo punto dopo l'uscita dall'Europa League. Il Napoli ha cambiato completamente faccia. E ha cominciato a macinare risultati su risultati, perché siamo, penso, al 14° risultato utile, tranne la partita con la Juventus, poi c'è il pareggio con il Sassuolo, il pareggio con l'Inter, e quello con il Cagliari, però poi sono tutte vittorie, sono 10 vittorie circa, se non ricordo male, però facciamo i calcoli così, quindi il momento è assolutamente buono, quindi rimangono questi 6 punti da fare, il Napoli ha tutto per farli. E appunto non deve pensare ad altro che a se stesso, secondo me, perché per come si era messo tra l'altro il campionato, si era messo veramente male a un certo punto, no? Un po' di sfortuna, gli infortuni di tanti calciatori, addirittura dell'allenatore, di Gattuso, che il problema È vero. all'occhio. Il Covid, la stagione poteva venire fuori veramente male male, invece sono riusciti a raddrizzare la barca. E quindi ora devono continuare a spingere per questi 6 punti, perché penso che Napoli meriti a questo punto il posto in Champions. Concordo su tutta la linea. Franci, noi martedì stavamo qui parlando appunto del destino e del futuro del Napoli, è arrivata questa bellissima vittoria contro l'Udinese che conferma comunque il momento di forma degli azzurri con tante certezze in più, quindi il Napoli comunque il suo l'ha fatto, questa è la cosa più importante. Poi dalla giornata di mercoledì appunto non sono emerse particolari sorprese, ma tante conferme dalle prime della classifica. Sì, sicuramente il percorso del Napoli ora è positivo, a mio avviso comunque va contestualizzata la partita. L'Udinese è venuto a Napoli di certo non con grandi obiettivi, la salvezza per la squadra di Mister Gotti era già abbondantemente raggiunta, quindi c'è sempre il rischio magari in queste partite di trovarsi un po' più in difficoltà. Ricordo qualche anno fa il Napoli perse, se non sbaglio, a Parma contro un Parma già retrocesso e perse una partita utile per il campionato.
Il Napoli ha giocato bene e a questi ritmi la squadra di Gattuso si vede che ha tanta voglia di fare, sta trovando con una primavera in ritardo la figura di Victor Osimhen, molto importante, con Mertens che purtroppo con qualche acciacco fisico sta mancando, sta trovando compattezza comunque in difesa. Certo, gli avversari, ripetiamo, non erano assolutamente di primissima fascia, ma Gattuso sta avendo le sue risposte e secondo me, se posso dirti, sotto sotto si sta togliendo anche qualche soddisfazione. Oltre che Sassolino. Sì, sì, qualche Sassolone più che altro. L'obiettivo secondo me è quello di Gattuso, dovrebbe andare via, almeno da quello che... E secondo me, se va via, vorrà andare via a testa alta, quindi con l'obiettivo stagionale raggiunto, che poi era quello... l'obiettivo minimo stagionale, il posto in Champions, quindi c'è ancora da, secondo me, da pedalare, è andato a mollare, però sono sulla strada giusta, perché comunque i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Io ricordo addirittura che durante tutto questo periodo, no, che Napoli ha cominciato a girare bene, era già al sesto risultato utile di seguito e ancora c'era la percezione, ricordo, sia tra i tifosi ma anche tra colleghi, di questo Napoli discontinuo, ma ormai già l'aveva abbandonata quella discontinuità e fortunatamente è andata meglio così, forse che nemmeno ce ne siamo accorti, e quindi il Napoli è arrivato poi a questo punto comunque che gira come veramente un orologio svizzero, perché Osimhen lì che fa pressione sul primo portatore di palla, i centrocampisti che finalmente hanno modo di mettere in mostra tutte le loro qualità, no? Zielinski, Fabian, lo stesso Bakayoko, come diceva Francesco, la compattezza in difesa, con l'Udinese abbiamo avuto una difesa comunque senza Koulibaly, eppure il Napoli, diciamo, si è comportato bene. Sicuramente, appunto, non era una partita complicatissima sotto il profilo tecnico, però le devi sempre giocare e vincere le partite, certo, cosa che altre volte, come diceva sempre Francesco, gli altri anni, capitava invece di perdersi in un bicchiere d'acqua proprio in queste gare. È verissimo, Adri, ti faccio un po' la domanda del momento, perché sento poi spesso tante interpretazioni della risposta, quindi siccome ci tengo molto al tuo parere, la giro a te. Secondo te qual è stato il problema del Napoli, almeno il maggior problema del Napoli quando le cose non sono andate bene? Perché la risposta un po' di quest'ultimo periodo, soprattutto da parte dei tifosi, è l'inesperienza di Gattuso. Allora, le componenti sono varie secondo me, nel senso che sicuramente il fatto che Gattuso è un allenatore che ancora sta crescendo, perché è chiaro che è giovane, ha la sua un bel bagaglio già di esperienza, ma è comunque anagraficamente giovane, quindi i suoi errori li ha fatti sicuramente, ma anche la stessa partita con il Cagliari, anche in quella partita probabilmente ha fatto degli errori nei cambi, no? Io chiaramente non lo dico mai con una certa, come dire, convinzione, perché lui era allenatore, noi siamo cronisti, quindi dico, spettatori. Perché non sappiamo magari la motivazione reale, no? Certo. Quindi potrebbe aver sbagliato i cambi. Però è chiaro che gli infortuni, il Covid, poi le situazioni poi qui precipitano facilmente. A un certo punto si è trovato anche Gattuso in una situazione mediatica strana, era da solo perché la società di fatto lo ha abbandonato e poi ha cominciato a litigare anche con la proprietà, per cui forse lui è andato un po' oltre in quel caso e quindi le cose si sono messe male, però fortunatamente il gruppo si è compattato, sono stati maturi finalmente, perché noi dobbiamo ricordarci l'anno scorso cosa è successo, quel ammutinamento che ancora mi sembra una cosa incredibile. Sì, surreale, molto surreale. Forse sulla scorta di quello, con magari Insigne che è maturato, cresciuto come capitano, si sono compattati attorno all'allenatore per un obiettivo comune, perché vedi, ragazzi poi si fanno gol, si abbracciano con l'allenatore, cioè è cambiato, vedi, è la percezione anche da casa, pure se non sei allo stadio dove si sente tutto ormai, hai la percezione palpabile di un'energia diversa nel gruppo, di un'alchimia diversa. Quindi questo è positivo e dispiace anche, tra l'altro, pensare che Gattuso poi debba andare via, che vada via, perché sarebbe, diciamo, nella logica continuare, no? Con un allenatore così, con una squadra così. Però vedremo, il calcio poi
sappiamo, può succedere di tutto. Quindi... di tutto da un momento all'altro. A me è piaciuto tanto il momento in cui Lozano ha abbandonato il campo, si è abbracciato poi con Gattuso e si sono messi a sorridere, anche perché nuovamente durante tutta la partita l'ha veramente martellato, sì, chiamandolo continuamente. Ciucchi, ciucchi. Quindi ormai è come se fosse rassegnato, ci scherzano anche insieme di questa cosa. Però fortunatamente per lui, ora Gattuso ha cominciato anche con Victor Victor. È vero. Prima era solo Ciucchi Ciucchi, ora Victor Victor. È vero. Almeno si smista un po' al 50%. Sì, sì. Franci Lozano comunque è tornato sui livelli pre-infortunio, sì, quindi comunque sta facendo veramente bene in azzurro, conosciamo ormai il suo potenziale, un altro giocatore anche rinvigorito dalla cura Gattuso, soprattutto dopo lo scorso anno dove era stato un po' messo in disparte, allontanato dagli allenamenti, sì, quindi gli ha dato comunque fiducia, ma anche Insigne che poi è tornato al gol da capitano, come abbiamo detto, anche maturato in questo lasso di tempo, è una delle sue migliori stagioni? Sicuramente forse la migliore, quello che diceva anche Adriano, la crescita di dell'uomo prima che del calciatore. E credo che secondo me in questo è stata molto importante la figura di Ancelotti all'epoca, perché lo ha responsabilizzato molto e ha detto, avendo allenato grandissimi campioni, ha detto è la tua città, è la tua squadra, devi fare di più e sta facendo di più. Si è preso responsabilità, ha sbagliato il rigore contro la Juve nella prova emblematica, ma ha avuto il coraggio di tentare, che è quello che non è facile per un napoletano giocare a Napoli. Sognare quella 10 che per giusti motivi non potrà mai avere, però sai, sono quelle belle soddisfazioni, c'è la Champions League in arrivo, lui naturalmente sogna il trofeo, il tricolore, il trofeo più ambizioso, però sta crescendo. Su Lozano, per fortuna, ma io personalmente mai avuto dubbi, anche dopo l'anno scorso, comunque un acquisto importante, aveva fatto molto bene in Olanda, il primo anno ci può stare. Secondo me con i giusti paragoni anche Osimhen va visto l'anno prossimo, magari con una stagione diciamo integra, vedere anche la sua come deve reggere, quindi il Napoli le basi solide ce le ha secondo me. Sì, sai perché questo fatto del tempo, scusate se entro a gamba tesa. Come no, come no. Una volta, io sono un po' più vecchietto di voi. Ma di poco, dai. Sì, non è moltissimo effettivamente, però ricordo che c'era proprio il classico periodo di ambientamento, come? 6 mesi, un anno, cioè addirittura era degli stranieri, perché c'era abituarsi al campionato, all'alimentazione, allo stile di vita, oggi invece... E 6 giorni, una settimana adesso, esatto, super rapido. Dici, vabbè, l'hai pagato X milioni, deve essere già pronto, ma sono sempre esseri umani, cioè non è che stai comprando una macchina, per cui... E quindi la prova è stata Lozano. Chi vede calcio vedeva in quel calciatore che c'era un calciatore, c'era un potenziale enorme. Però era strano, vedevi, cadeva, non si manteneva in piedi, era proprio una questione fisica, mentale. Quest'anno invece è esattamente l'opposto, ha una forza devastante. Anche quando salta di testa, per esempio, che colpisce di testa, ha una esplosività nelle gambe, anche da fermo, quindi saltando, e non solo nella corsa che era la sua, certo, arma. E lo stesso, come diceva Francesco, Osimhen va visto il prossimo anno, nonostante quest'anno abbia fatto benissimo, perché comunque è già in doppia cifra e soprattutto lavora tantissimo per la squadra. Fa un lavoro incredibile, per la squadra, non si stanca mai, corre sempre appresso al primo portatore di palla, va a fare pressing. E tra l'altro, vedi, con questo modo di fare, il gol di Lozano, l'altro giorno, è venuto dalla pressione sua sul portiere. Ed era già accaduto a inizio stagione, se non ricordo male, con un gol di Mertens, sì, per un passaggio sbagliato del difensore, perché tu ti vedi arrivare questo ragazzone di quasi 2 metri, 1,90 m circa, penso, 1,88 m, che un attimo prima lo vedi a 20 metri, un attimo dopo ce l'hai davanti, perché c'è una falcata. Quest'estate a Castel di Sangro mi ha fatto un'impressione vederlo correre incredibile, cioè fa 10 metri con una falcata, è impressionante. Quindi sì, ha da lavorare ancora chiaramente, certo, di migliorare nel posizionamento rispetto alla palla e alla porta, sicuramente tante cose, però ha un potenziale secondo me enorme sul quale il Napoli deve lavorare, come lavorerà lui poi per il Napoli. No? Certo, poi ci sono comunque tanti dettagli nella crescita di un calciatore, ad esempio ricordo che Lukaku qualche settimana fa ha parlato del cambio dei suoi allenamenti, di quando appunto è approdato all'Inter, che gli hanno detto devi abbandonare i pesi, e gli è, esatto, partita un'altra tappa anche del suo proprio cambiamento fisico. Ma poi la vedi, l'Inter correre, gioca su Lukaku, il Napoli no, quindi pensa se il Napoli, certo, dovesse
la prossima stagione cominciare a giocare per la prima punta, potresti avere un veramente, non dico un crack, ma comunque uno che fa male a chiunque, perché a quella velocità, certo, ti mette ansia solo pensare, cioè, se questo mi anticipa è finita. È vero. Cioè, perché sembra che gioca in motorino lui. Quando... È vero, poi c'è sempre bisogno di pazientare un attimo, appunto nel caso di Osimhen, poi è stato veramente sfortunato, sì, gli infortuni, sì, sì, il Covid, tutto quello che è successo, quindi bisogna analizzare. Pensa che carattere. Sì. Perché magari un altro in una situazione del genere si sarebbe abbattuto, invece lui l'infortunio alla spalla, che comunque non è una stupidaggine, perché la lussazione non è una stupidaggine, il Covid, e invece si è messo lì, mentalizzato, si è ripreso la stagione in mano, cioè... Da veramente ammirevole. Poi veramente 22 anni appena compiuti, cioè veramente molto, sì, molto, sì, giovane, quindi bisogna ricordare questo. Io ricordo poi nel momento negativo tra gli infortuni post-Covid, molti dicevano un investimento completamente sbagliato, non sa stoppare la palla, veramente sì, sì, qualsiasi, sì, sì, tipo, no, di cosa. C'ha quel, diciamo, nelle sue movenze, nella fisicità, è un po' strano, nel senso che ha queste leve molto lunghe, molto snodato. Però stoppare la palla, anche se non stai bene fisicamente, ti viene difficile, perché ricordiamoci sempre che fa sportellate con chiunque, cioè anche con il Cagliari, con Godin, cioè fare sportellate con Godin, tu che sei un ragazzino di 22 anni, con, certo, uno come Godin, e lui non le ha risparmiate, le ha date, le ha prese, quindi è ammirevole sotto questo punto di vista, cioè, veramente tanto da lavorare, forse quegli 80 milioni... Se sono 80, poi esatto, sappiamo che c'è poi tutta una questione di scambi, però potrebbero poi fruttare molto di più dopo, no? Come no? L'idea di acquisti prospettici, come dice il presidente De Laurentiis, è sempre quella. Sì, infatti, ed è molto importante. Adri invece su Insigne, anche per lui vita non facile nella sua Napoli, però ha dato risposte importanti, e dicevamo ridacchiando il rigore, che ovviamente lo tira, lo può anche sbagliare. Ci Ma assolutamente, stare. Poi dopo ne ha tirati altri, è lo stesso, no? Anche... Forse sempre con la Juventus, sì, se non ricordo male, Juventus. Dopo, quindi non ha paura, è cresciuto, è diventato chiaramente uomo ormai, è un padre di famiglia, è un uomo a tutti gli effetti Lorenzo in questa fase della sua crescita come calciatore, eppure secondo me, non so se è la migliore stagione, ma siamo lì, perché è cresciuto tanto, si prende le responsabilità che deve prendersi, si mette la squadra sulle spalle e poi lavora tantissimo. Cioè fa il terzino, cioè copre, fa assist, fa gol, cioè veramente è una soddisfazione vedere un ragazzo lavorare in quel modo. Io ricordo che Rafa Benitez diceva, quando cominciò a fargli fare la fascia, diceva è un modo per posizionarsi sul mercato su una fascia completamente differente, perché non fai solo l'esterno d'attacco, riesci a fare, dice perché aveva una resistenza fisica fuori dal comune. E oggi ha 30 anni Insigne, penso ormai, sì, sì, no? E lo fa ancora, e significa che veramente ha qualità fisiche, oltre che tecniche, notevoli. Ecco, un altro calciatore che ha praticamente 29 anni, ma per me è sempre un bambino giovanissimo, è Kalidou Koulibaly. Perché sì, perciò io mi viene il dubbio, perché poi li vedo sempre, dico, già c'ha 30 anni. Sì, infatti quando tutti dicono, no, ma è giovane per la cessione, no, possiamo tenerlo un altro po', poi effettivamente mi rendo conto che il tempo non passa soltanto per noi esatto, ma anche per loro. Francesco, su Kalidou, secondo te il futuro sarà ancora in azzurro? E parlando anche di giocatori fuori dal comune, mi va ancora di citare ancora una volta Fabian Ruiz. Beh, su Fabian lo sai, che l'avevamo detto, purtroppo è un punto debole per me, perché credo sia un giocatore straordinario. Soltanto il terzo gol in stagione contro l'Udinese, è vivo il desiderio di tornare in Spagna, perché credo che un calciatore come lui in Spagna sia perfetto. L'ho fatto vedere benissimo a Siviglia con il Betis, adesso lo vogliono squadre con tutto il rispetto di fascia superiore. L'Atleti è pronto a investire una cinquantina di milioni e lo vedo bene nel gioco del Ciolo Simeone. Su Koulibaly posso dirti, secondo me, che ora o mai più, perché il rischio del Napoli, forse anche del calciatore, è di ripetere l'Allan bis, dove l'anno prima il Paris Saint-Germain aveva detto 80 milioni, il presidente ha detto no, poi è stato praticamente svenduto all'Everton, e in quel meraviglioso gioco degli intrecci, proprio l'Everton di Carlo Ancelotti,
lo vorrebbe, la solidità difensiva è quella che è, nonostante investimenti importanti. L'Everton ha speso tantissimi soldi per prendere Godfrey, ha speso 30 milioni di sterline, insomma investimenti importanti, però Ancelotti lo vuole, riconosce il grande valore del calciatore. Koulibaly ha dato tantissimo a Napoli, però secondo me, e ogni estate tutte le grandi squadre vogliono Koulibaly, poi si tirano un po' indietro viste le, secondo me, anche giuste pretese del patron. Dovrebbe essere questo l'anno giusto, perché poi si rischia di tirare forse un po' troppo la corda e rischia di essere deprezzato, e secondo me, per quanto ha fatto vedere, non se lo merita. Adri? Sì, assolutamente d'accordo. Anche tra l'altro ricordo dichiarazioni del presidente De Laurentiis di, penso, un annetto fa, pentito di non aver venduto alcuni calciatori al momento giusto. Ricordo, forse a volte, sai, lui a volte ragiona di pancia, no? Nel senso di istinto. Cioè, la prossima volta, la prima offerta buona li vendo, perché effettivamente così, per una società come il Napoli, nel senso che è una società che si autofinanzia, quindi non ha dietro capitali multinazionali, non ha nulla del genere, per cui questo è mancato per esempio in questi anni. I grandi colpi di plusvalenza come Cavani, come Higuain, che è stato un capolavoro incredibile sotto questo punto di vista, sono mancati. Quindi diventa anche appunto difficile eventualmente per il Napoli non andare in Champions, quindi la stagione senza due anni di Champions diventa complicata, proprio per questo flusso di denaro. Dice, io vendo, faccio la plusvalenza e poi mi autofinanzio così, più la Champions. Se non c'è la Champions diventa complicato. Quindi comunque qualcosa dovrà vendere, secondo me, il Napoli quest'anno. Non so chi, potrebbe esserci qualche sorpresa, ma penso che lo stesso Fabian dovesse fare un golletto agli europei, cambia completamente, secondo me, altro che 50 milioni magari. Lo stesso Koulibaly in Premier. Staremo a vedere. L'importante è che comunque il Napoli abbia cominciato a programmare, perché a volte il problema può essere quello. Non sapere precisamente cosa vuoi fare e quindi poi trovarti a dover fare delle scelte, magari rischi poi di sbagliare. Ecco, proprio la qualificazione o meno in Champions potrebbe cambiare questa programmazione a partire dalla scelta dell'allenatore? Penso di sì, perché è una situazione economica diversa sicuramente, puoi offrire di più, puoi offrire semplicemente il fatto di dover giocare la Champions. Se prendi, per esempio, un allenatore giovane, tu già puoi porti tu nella posizione di dire: vieni a Napoli, guarda, con me fai la Champions. Se non la fai, già hai meno forza, no, nella trattativa, perché dici, è un progetto magari ridimensionato. Poi magari non lo è, però la Champions è chiaro che è utile a tutti, anche ai calciatori, per mettersi in vetrina. L'abbiamo visto anche nell'ultimo anno di Ancelotti, che i ragazzi mollarono subito dopo la Champions, eppure fecero un'ottima Champions, sì, anche il secondo anno di Ancelotti, poi mollarono immediatamente, cioè, quindi ed è brutto a vedere una cosa del genere, perché quelli sono ragazzi che sognano magari anche loro di andare a giocare in club incredibili, no? Chi, ricordo Cavani che sognava il Real Madrid, quindi è chiaro che danno tutto in queste competizioni, quindi è comodo per tutti avere una Champions una carta Champions da giocarsi, un fascino incredibile per la società, per il calciatore, per tutti. Come no, anche per noi, ovviamente, per noi che vi lavoriamo nell'ambiente. Certo, assolutamente sì, abbiamo visto partite, sì, emozioni anche per noi pazzesche. L'ultima partita che ho visto al San Paolo è stata quella col Barcellona. Quindi emozioni che poi, di lì a poco, poi c'è stato il primo lockdown, ricordo, sì, però già c'erano i primi problemini, diciamo. Però sono emozioni uniche, perché vedi calciatori che, ma pure vederli da vicino, il mixed zone, voglio dire. Bellissimo. Cioè vedi degli atleti, già pure fisicamente ti rendi conto la differenza che c'è tra un atleta che gioca in Serie A e uno che gioca in Premier, o uno che gioca, cioè, ci sono differenze anche in quello, no? Vediamo cosa succederà. Prima di andare in pubblicità, però, una curiosità per te, Adri. Hai un nome tra gli allenatori, nomi, sì, che si sono fatti, che non si, no, sono fatti? No, io ho fatto solo io. Ah, finalmente. Che è il mio sogno. Non accadrà mai, però chissà. A scadenza al 31 giugno del contratto 2021, il logo Bielsa per me. Ebbè.
Come dire di no? Beh, è un allenatore che sta facendo tantissimo. Ho letto qualche settimana fa l'intervista al presidente italianissimo, tra l'altro, ha detto in maniera molto concreta: si fa pagare bene, dovrebbe essere tra E ciò non si farà mai, dovrebbe essere però tra i top 5 a memoria della Premier, dove ci sono allenatori come Guardiola che prendono davvero uno stipendio importante. Perché è un allenatore che sa fare, capisce di calcio, è un allenatore straordinario, insomma, quello che ha tra detto l'altro Adriano. io c'ho un legame, dovete sapere che ho un legame con il Newell's Old Boys, la squadra argentina, con degli amici e colleghi che lavorano lì. E lui lì, lo Lo stadio è stadio è suo. Bielsa, c'è la tribuna Maradona, quindi è una cosa che mi colpisce particolarmente questa qua. Poi uno che a casa mette la moglie, la figlia in barriera, cioè è loco nel vero Madonna, senso della parola, fa gli è schemi a casa. Poi a Napoli sarebbe A Napoli proprio sarebbe, bellissimo, sì. proprio Forse davvero qualche stupendo. scintilla, forse di troppo magari con il prete. Non so se ricordate, la Lazio l'aveva Sì, ingaggiato, poi non se ne fece nulla, andò via ancora prima di prima di cominciare. iniziare per Quindi è un incongruenze con personaggio, Lotito, tra l'altro, sugli acquisti, esattamente. quindi disse prima ancora di immagina. iniziare. Però per me calcisticamente rimane un sogno, dato che è a scadenza anche lui, ho Sì. Anche visto, quindi il se il sogno. Leeds, vista la stagione, se posso permettermi, dubito lo farà andare via perché. Assolutamente, figurati, però No, io dico, magari in appunto è un sogno futuro, per me. chissà, Per me è un appunto, sogno. mai dire mai. Quindi mi raccomando, segnate sui vostri taccuini. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo subito qui a Prima Serie A, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci qui dopo un piccolissimo break pubblicitario, pronti a parlare anche della prossima giornata che sarà molto importante. Noi però abbiamo fatto il punto della situazione in casa Napoli con un tifoso molto importante, Andrea Castaldo, il presidente del Club Napoli Lussemburgo. Quindi andiamo ad ascoltare l'intervista. Ciao Andrea, grazie mille per aver accettato prima di tutto il nostro invito. Ciao Alessia, grazie a te per l'invito e saluto tutti i tifosi del Napoli. Allora Andrea, una settimana bella piena per il Napoli con questo turno infrasettimanale, ci avviciniamo ormai anche già alla prossima gara di campionato, un bel risultato, una bellissima vittoria azzurra contro l'Udinese, un periodo sicuramente molto positivo in casa Napoli. Assolutamente sì, come dici tu, un periodo positivo finalmente. Ormai questo periodo dura dal 21 febbraio, no? Perché l'ultima data dell'ultima sconfitta con l'Atalanta a Bergamo e speriamo che resti l'ultima, perché ovviamente il cammino è ancora difficile dopo la vittoria schiacciante in casa con l'Udinese, dove il Napoli ha confermato i risultati positivi durante le ultime 13 partite, no? 10 vittorie e 3 pareggi. Dobbiamo ancora affrontare la trasferta di Firenze e l'ultima partita in casa con il Verona. Per raggiungere un obiettivo di certo prefissato, un leggero amaro in bocca, magari lasciamolo dire, perché nel periodo pre-natalizio e con l'apertura post Befana, il Napoli aveva perso dei punti importanti, perdendo con il Milan, con la Lazio, pareggiando con l'Inter, la sconfitta col Sassuolo, con lo Spezia,
Quindi abbiamo un Napoli da due facce, una prima di campionato dove abbiamo dimostrato di poter dare di più, no? E valere di più con una rosa lunga, dove forse abbiamo pagato anche un po' l'inesperienza di Gattuso, le incertezze ed una unione di gruppo che bisogna dar merito a Gattuso, grazie anche ad un silenzio stampa importante che ti permette di concentrarti sulla partita, sugli allenamenti quotidiani e per fissare maggiormente l'obiettivo. Quindi soddisfazione, continuiamo così, perché c'è una Champions, una qualificazione Champions da conquistare ed è anche meritata, sarebbe anche meritata. Assolutamente, hai parlato del silenzio stampa, quindi dalle tue parole mi è sembrato di capire che comunque in questo caso ovviamente tu sia pro, nel senso che in un momento delicato per il Napoli, appunto come quello che hai analizzato ad inizio anno, forse è stata la scelta migliore proprio per lasciare da parte un po' le polemiche che si stavano creando molto spesso anche in diretta TV, quindi ancor più delicate, e concentrarsi esclusivamente sulle cose di campo, per così dire. Certo, conosciamo benissimo la nostra città, la nostra piazza, la nostra tifoseria di passione, quindi qualsiasi parola dell'allenatore, di un calciatore, della società in generale, viene sempre pesata e misurata in maniera eccessiva. Quindi credo che in questo momento i risultati stanno dando ragione. Un silenzio stampa è stato, credo che sia addirittura, non voglio dire determinante, però sta dando serenità all'ambiente del Napoli, ai calciatori e a Gattuso, i quali hanno instaurato, sembra, un rapporto solido, forte, indipendentemente da quello che poi sarà il futuro dell'allenatore. Ecco, hai detto un Napoli a due facce, quella che si è vista anche un po' a inizio stagione, comunque con una squadra brillante, poi c'è stato questo momento di flessione, sicuramente per qualche errore anche di Gattuso, per le problematiche Covid, gli infortuni, e tanti giocatori che poi una volta che hanno recuperato la migliore forma fisica stanno dando veramente tanto in azzurro, uno di questi è sicuramente Victor Osimhen. Certo, la prima fase di campionato è stata determinante per quanto riguarda gli infortuni, cioè ha avuto una conseguenza importante e causa anche Covid, vedi Osimhen, Zielinski, l'infortunio di Lozano. È ovvio che questi sono, li mettiamo in conto, no? Ogni anno si hanno questi tipi di infortuni, e Covid è una pandemia mondiale, speriamo che passi presto, e dobbiamo dire che ha inciso anche non in maniera numerosa sul Napoli fino ad oggi, mi sembra in 4-5 calciatori spalmati sull'anno, e ci può stare. E di certo Osimhen ha avuto delle leggere critiche tra gennaio e febbraio, che era un periodo dove lui aveva avuto il Covid, aveva la necessità di dimostrare, no? Anche il suo valore data la giovane età, però mi sembra che come prima annata stia andando tutto sommato più che bene, perché il rapporto tra numeri di gol, numero di assist e i minuti giocati mi sembra che abbia eguagliato, se non superato, le statistiche di Higuain e di Cavani. Quindi credo che i conti tornino, e speriamo che continui così e che dia ancora il suo supporto realizzativo a Firenze e l'ultima di campionato col Verona. Speriamo davvero. Guardiamo anche un po' la classifica, Andrea, nel senso che speravamo ovviamente in qualità di appassionati e tifosi del Napoli in qualche sorpresa in questo turno infrasettimanale da parte delle avversarie, che ahimè non c'è stata, anzi ci sono state comunque delle vittorie abbastanza rotonde. Quindi c'è da focalizzarsi sulla prossima giornata, che regalerà due intrecci molto particolari. C'è Juve-Inter e poi il Napoli appunto affronterà la Fiorentina. Ti ricorda qualcosa questo intreccio? Purtroppo sì, purtroppo sì. Diciamo che quel scudetto, come dicono un po' tutti, ma in effetti lo disse anche Sarri, perso in albergo a Firenze, pesa ancora come un macigno. Tra l'altro, per noi napoletani all'estero, l'amaro in bocca forse è stato
ancora più forte, perché comunque a distanza c'è un'ansia particolare che è difficile descriverlo, anche per mancanza di sfogo, no? Cioè, non potendo essere presenti allo stadio e supportare la propria squadra. E sì, dicevi, come detto, nessuna sorpresa. Forse si sperava almeno in un pareggio a Torino del Milan, perché comunque il Torino non naviga in buone acque. La Juventus a Sassuolo non è una sorpresa per mille motivi. Ci sarebbe un po' da spendere più tempo, ma diciamo i motivi sono più che noti. E noi abbiamo il futuro nelle nostre mani. Quindi dobbiamo continuare così, perché lo stiamo dimostrando, che quando siamo sereni percepiamo le nostre peculiarità, la nostra forza, e quindi Napoli deve andare a Firenze con un unico obiettivo: vincere, in maniera tale da scrollarsi addosso qualsiasi dubbio. In ogni modo abbiamo ancora due partite di campionato e soprattutto c'è questo incrocio. Juve-Inter, mi sembra che Conte stia dimostrando che vuole continuare a vincere per raggiungere anche un punteggio importante in campionato, e dopo le scintille dello stadio, del Juventus Stadium, tra lui e Andrea Agnelli, perché no, magari si vorrà togliere qualche soddisfazione, ce la curiamo. E poi c'è il Milan a Bergamo, no? Se non erro, con l'Atalanta l'ultima di campionato, sì. Questi due incroci credo che possano essere anche determinanti sui risultati poi finali, assolutamente, a favore, speriamo, a favore del Napoli. Speriamo anche se effettivamente, se il Napoli comunque dovesse vincere entrambe le gare, può anche non guardare all'avversario. Non ce n'è per nessuno. Assolutamente, è comunque una cosa molto importante. Prima di parlare del club, una domanda doverosa sul futuro di Gattuso. Cosa ne pensi? Lo riconfermeresti? Secondo te c'è una rottura insanabile con De Laurentiis? Cosa ne pensi? Allora, da uomo del sud apprezzo Gattuso, perché è una persona chiara, pulita e dice quel che pensa. Ovviamente in certi ambienti, soprattutto in piazze calde come la nostra, bisogna pesarle le parole. Dovrebbe essere confermato da un lato per i risultati che ha raggiunto fino ad oggi, sperando che ci porti in Champions. Ed era l'obiettivo prefissato, anche se dobbiamo ricordare che abbiamo perso comunque una finale di Supercoppa Italiana, siamo usciti dalla Coppa Italia, insomma qualcosa in più il Napoli poteva farlo, perché aveva i mezzi per farlo. Dall'altro lato c'è un rapporto, sembra, che si è rotto tra lui e il presidente, e conoscendo Aurelio De Laurentiis sappiamo bene che queste cose se le lega al dito. Ma a parte ciò, io penso che se Napoli andrà in Champions dobbiamo avere anche un allenatore di spessore, determinante, che abbia un'esperienza internazionale e che ci riesca a far andare in un percorso più lontano possibile, per far crescere e maturare una squadra che abbia comunque un programma almeno di 3 anni, perché Sarri, Ancelotti, Gattuso, credo che sia il momento di fermarsi un attimo, di programmare bene per poter vincere, perché Napoli è una squadra, una società con 6 milioni e passa tifosi nel mondo che deve vincere, perché ha tutte le carte in regola per poterlo fare. Assolutamente. Parliamo anche del club, il Club Napoli di Lussemburgo, sicuramente un periodo particolare in questa pandemia, non c'è la possibilità neanche qui di andare allo stadio per i tifosi, qualche difficoltà anche per i tifosi dei club, proprio di vivere insieme anche a distanza la passione per il Napoli. Com'è stato questo anno per il Club Napoli Lussemburgo? Il Club Napoli Lussemburgo è nato a dicembre del 2016, quindi siamo già attivi da un po' di anni. È stato un anno certamente particolare, perché non ci ha permesso di riunirci al nostro club. Abbiamo una sede tutta per noi presso una brasserie che si chiama Garestuf. Colgo l'occasione per salutare il nostro chef Domenico, e abbiamo mantenuto gli animi accesi sulle chat dedicate al club, e devo dire che comunque nonostante ciò siamo riusciti a portare avanti qualche iniziativa.
come dei gadget natalizi, e delle cartoline dedicate alla vittoria della Coppa Italia vinta contro la Juventus a Roma, l'ultima, e abbiamo partecipato ad iniziative culturali partecipando ad ordini dei libri dedicati al nostro grande Diego Armando Maradona, che purtroppo ci ha lasciato. Abbiamo dedicato anche una commemorazione a Maradona in uno stadio qui vicino, in un comune di Lussemburgo, dove ci siamo riuniti noi del Club Napoli Lussemburgo insieme all'associazione degli Argentinos. È stato un momento quindi di unione, di fratellanza partenopea con gli argentini, e è stato un momento commovente un po' per tutti, per ricordare Maradona, e siamo riuscito a portare anche qui nel Granducato la maglia celebrativa di Maradona, per intenderci quella strisce stile argentina. Quindi c'è stato un buon seguito del club. Il club comunque è un club unito, composto da... quest'anno abbiamo aperto una campagna sostenitore, però in linea di massima siamo sempre tra i 60 e i 70, 70 iscritti. E abbiamo 1200 followers sulla nostra pagina Facebook, quindi siamo molto soddisfatti della visibilità che abbiamo raggiunto e anche delle esperienze che abbiamo fatto, perché abbiamo conosciuto tantissimi Club Napoli amici. Per questo motivo volevo, se ti rubo ancora qualche sul tema, facciamo parte di un gruppo di amici che si chiama UANAM, Unione Azzurri Napoli nel Mondo, e saluto tutti i club che hanno aderito a questa iniziativa. È un gruppo di amici che ci permette di condividere idee, dubbi, iniziative tra i club appunto sparsi nel mondo. Ecco, poi voi avete veramente una bellissima rete con i Club Napoli di tutto il mondo, vi sentite, ovviamente organizzate anche un sacco di iniziative, un sacco di cose, e soffrite anche insieme, ovviamente, sia per il Napoli che per la lontananza, ovviamente, da Napoli. Ne parlavamo anche un po' prima a microfoni spenti. Confermo, diciamo che noi napoletani non abbiamo bisogno di presentazioni, in senso buono, perché bisogna sempre guardare le cose positive. Le pecore nere ci sono ovunque, certo. Abbiamo un bellissimo network, siamo molto uniti e, ripeto, c'è una condivisione, seppur a distanza, però di una passione, che è quella ovviamente della nostra fede azzurra. Grazie mille Andrea, spero di vedervi presto come club allo stadio Maradona, spero veramente che presto tutto ritorni alla normalità e di poter vedere tutti quanti una bella partita del Napoli insieme. Speriamo presto, grazie Alessia per l'invito, permettimi di salutare ovviamente il Club Napoli Lussemburgo con la nostra sciarpa. Mi associo ovviamente ai saluti. E forza Napoli, e speriamo di vederci presto allo stadio, magari durante una bella partita di Champions. Speriamo davvero, grazie mille. Grazie, ciao Alessia, ciao a tutti. Bene, abbiamo ascoltato le parole di Andrea, che concordava poi anche sui nostri temi e sull'analisi che il destino del Napoli è nelle mani, anzi possiamo dire, Adriano, nei piedi, ovviamente, dello stesso Napoli. Napoli che affronterà la Fiorentina nel lunch match di domenica. E poi c'è un intreccio così che a noi proprio non ricorda nulla, c'è una certa Juve-Inter di sabato, che sarà molto importante per quanto riguarda le gerarchie della classifica. Beh, sì. Forse, perché potrebbe anche non succedere niente, vediamo. Io comunque leggevo un meme su un social, su Facebook, tipo, che raccomandavano al giocatore del Napoli di dormire in autobus. O almeno non nello stesso albergo. Cambiamo qualcosa rispetto a qualche anno fa. Sì, questo incrocio, sì, corsi e ricorsi storici, speriamo chiaramente che sia differente. Il Napoli la lezione penso l'abbia imparata a suo tempo, perché è costata veramente cara, anche se poi il campionato non era ancora finito, quindi diciamo che poi avevano forse, non ne avevano più, chissà, comunque stavano tirando la carretta da tanto all'epoca, un calo pure emotivo, forse, non lo so, nervoso, però siamo in una situazione completamente differente ora. Diciamo che abbiamo il Napoli al vento a suo favore in questo momento, secondo me, quindi deve andare a testa libera a giocare a Firenze, senza preoccuparsi di nulla, anche perché leggo ultimamente, mi confronto con qualche tifoso, anche qualche collega,
che parla di trappolone a Firenze. Io non ci voglio nemmeno pensare. So come funziona il calcio, so le cose che sono successe storicamente in questo campionato, però non ci voglio pensare. Come diceva, ricordo che il Paro Marino, diceva Napoli deve essere più forte di tutto ciò che accade nel campo. Sono d'accordissimo. Deve pensare a fare 3 gol, poi quello che succede, poi vediamo, però per me deve essere concentrato e pensare a giocare la sua partita senza nessun, come dire, nessun fantasma. Perché è inutile, porta via energie secondo me positive questo modo di pensare. È verissimo, Franci, la Fiorentina vista contro il Cagliari assolutamente alla portata del Napoli, però come abbiamo detto non ci sono state grandi sorprese nel turno infrasettimanale, anzi io mi ero sbilanciata, avevo detto secondo me il Torino potrebbe dare filo da torcere, esatto, al Milan, e poi penso che non dirò più niente fino alla fine del campionato, però devo dire la verità, è molti mi avevano seguito in questa pazza effettivamente previsione. È un po' strano quello che poi è accaduto, No, è stata una giornata particolare. La Fiorentina ha ottenuto la sua salvezza vincendo contro la Lazio, perché la partita di Cagliari contro il Cagliari è stata una partita particolare contro due squadre che hanno voluto essenzialmente quel punto per salvaguardare la propria posizione, anche giustamente a mio avviso pensando all'impegno difficilissimo del Benevento al Gevis contro l'Atalanta, che purtroppo per i sanniti è andato male. Quindi non grandi sorprese, Fiorentina alla portata, Fiorentina che raggiunge una salvezza, Fiorentina che saluterà Beppe Iachini, anche lui si è detto molto provato da un'esperienza, da una panchina a Firenze che aveva già colpito Cesare Prandelli, una situazione complicata, però il suo obiettivo l'ha raggiunto, una partita comunque che non sarà affatto facile, perché comunque è un campo non solo per quello scudetto tra virgolette perso in albergo con la tripletta di Simeone, ma è un campo non facilissimo per il Napoli. Non sarà facile assolutamente, però ci sono tutte le carte in regola per proseguire, lo diceva anche giustamente Adriano, c'è bisogno, il Napoli deve credere in se stesso, ci sono 6 punti alla portata, però bisogna prima partire dalla partita di domenica, se poi dovesse uscire un buon risultato nella sfida tra Inter e Juventus, ben venga, anche perché l'Inter purtroppo qualche grana l'ha dovuto affrontare, non solo in campo con lo screzio, sì, tra Conte e Lautaro, poi ma una anche bella festa di compleanno. Una festa che noi auguri, Lukaku. Avevamo già stigmatizzato molto quando successe con la Juventus, è successo lo stesso con l'Inter, sono atteggiamenti che secondo me non vanno assolutamente commessi. Ecco. Ma anche molto ingenui, soprattutto in questo momento non solo calcistico ma anche per tutta l'Italia ovviamente. Adri, non volendo sentenziare sulle cose, sulle feste di compleanno, quindi le cose extracampo, perché non c'è nulla insomma ne abbiamo viste, dai, da aggiungere, esatto, assolutamente, però possiamo dire che l'Inter comunque sta continuando a correre a mille, un Inter che vuole dire la propria, spero che questa previsione non faccia la stessa fine di Torino-Milan, però al momento, almeno ad oggi, sembra che l'Inter voglia comunque dire la sua fino alla fine del campionato e a comunque chiudere la stagione con il maggior gap possibile dalle inseguitrici. Guarda, conoscendo anche la storia di Conte, l'abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, è uno che non molla nemmeno, penso, una partita con i figli, non so, cioè, quindi penso tenga a fare il massimo con l'Inter, per cui sotto questo punto di vista mi sento abbastanza sereno, quindi anche perché pure lui c'ha qualche sassolino secondo me da togliersi dalle scarpe, sì. E quindi voglio ben sperare in questa gara, sempre restando convinto del fatto che il Napoli nemmeno debba pensare a quell'altra partita, se no solo soltanto alla propria. Ma infatti spegnere tutte le televisioni, vedi, così non si crea proprio il problema. Pensare di andare a divertire, fare una partita, esatto, per divertirti e portare il risultato a casa. Leggeri di testa, perché a volte forse troppo carichi, il Napoli ha sentito a volte spesso il peso magari della città, no? Perché comunque questo accompagnamento così forte da parte della città a volte può essere controproducente, no? Mentre invece oggi è cambiato tutto, sono maturati tutti, quindi lo stiamo vedendo, riescono a giocare, vedi, fanno tanti gol come se nulla fosse a volte, cioè improvvisamente si accendono. È vero.
e fanno 3, 4, 5 gol, no? Questo è un segnale secondo me molto positivo, significa che di testa stanno molto bene. È vero, gli riesce facile certo. Quello che gli riusciva impossibile pochi mesi fa, no? È vero, questo è molto molto importante. Domanda scontata, l'ultima però ci vuole, considerando, diciamo, dando per assodato che il Napoli vince entrambe le partite, ovviamente l'Inter l'abbiamo messa da parte, l'Atalanta è una macchina da guerra al momento, quindi non penso si possa suicidare in queste ultime gare. Chi è che resta fuori? Domanda, ti ripeto, abbastanza scontata. Dobbiamo sperare la Juventus. No, chi secondo te potrebbe commettere qualche passo falso, ovviamente? Guarda, probabile più la Juventus potrebbe, la vedo così instabile sì, in questo momento. Molto. Certo, è strano pensare a una Juventus fuori dalla Champions, perché è strano. Però se le cose vanno male, quando vanno male, cioè vanno male a tutti, quindi potrebbe anche andare così alla fine, e tutti contenti. Franci, secondo te Milan comunque la Juventus sta rischiando, ma basti pensare che in Premier il Liverpool forse non gioca proprio le coppe europee. Quindi ci sono quelle annate che purtroppo vanno male, e il Liverpool è la stessa squadra che ha vinto la Champions e il campionato l'anno scorso, è cambiato nulla, purtroppo il loro miglior difensore ha dovuto salutare la stagione e saluterà anche gli europei, che non giocherà per la rottura del legamento crociato. Ci sono quelle stagioni che vanno male, i tifosi bianconeri, i Vikings hanno fatto un comunicato, ha detto presunzione eccessiva della dirigenza, e qui ci si può ricollegare al discorso Pirlo è arrivato, ma non è che Pirlo arriva da solo, chi lo ha messo Pirlo sulla panchina? E quindi è normale che la stagione è particolare, anche la partita contro il Sassuolo poteva iniziare male, Buffon a 43 anni supera il record di un altro grande portiere come Marco Ballotta, che ricordiamo tra Modena e Lazio, e diventa il portiere più longevo a parare un calcio di rigore, e riesce a vincere con il 100° gol sia di Ronaldo che di Dybala in bianconero. Però sì, a rigor di logica, visto il momento del Napoli, il Milan se la merita, secondo me, la Champions, sì, per quello che ha fatto. Concordo. L'Atalanta, e lo abbiamo detto noi martedì, è sempre una conferma, perché no, insomma, la Juve sta rischiando di non andare in Champions. Tutti d'accordo sulla Juve, quindi quale può essere migliore chiosa della puntata? Noi siamo in chiusura, grazie mille Adriano Pastore. Grazie a te Alessia, grazie a Teleprima, che è sempre così accogliente. Grazie mille, ti aspettiamo presto e ci vediamo anche in ritiro, ovviamente. Assolutamente, già sono lì. Non vediamo l'ora. Sono mentalizzato soprattutto su Trentino. È vero, grazie mille Francesco. Grazie a te, buonasera a tutti. Ci diamo appuntamento martedì e anche domenica per il tavolo della domenica. Domenica 21:30, martedì 21:30, Sport 91 Live in tandem, come sempre. Dobbiamo commentare tutto il weekend, quindi mi raccomando, faremo i nostri pronostici infallibili. Bene così? Come sempre, grazie mille per averci seguito e vi diamo appuntamento con Prima Serie A il prossimo venerdì alle 21:30. Buona serata.